Nuovamente in studio, in questo nuovo spazio della puntata di oggi, andiamo ad occuparci di sport. Come sempre il nostro Riccardo Ciccarelli è molto attento alle tante realtà sportive di Arezzo e non solo. Oggi vi parliamo di lotta greco-romana, se non sbaglio, ma do la linea subito al nostro Riccardo Ciccarelli che ci spiega tutto. Dove ti trovi, Riccardo? Ilaria, buonasera, un saluto anche ai nostri telespettatori. Le immagini di Luca Burzi sono sui diplomi dei campioni italiani e qui ci sono veramente tanti, tanti trofei conquistati. Siamo ospiti della GS Chimera Lotta Arezzo dal 1974, quindi in 48 anni di storia ne abbiamo ovviamente di cose da raccontare, ma noi ci concentreremo sull'attualità perché recentemente ci sono stati dei risultati molto importanti. Io sono in compagnia del presidente Roberto Stoppani, che intanto ringrazio per averci accolto. Buonasera Roberto. Alle nostre spalle intanto un allenamento in corso con dei giovanissimi lottatori. Puoi intanto, ecco Roberto, aiutarci a capire come si svolge un allenamento tipico? Ma senti, l'allenamento comincia con una parte atletica dove facciamo il riscaldamento sulle gambe, sulle braccia, visto che nella lotta sono la cosa più importante. Quindi riscaldiamo tutte le articolazioni, poi passiamo a una parte acrobatica e poi finiamo con gli esercizi tirando dei colpi di lotta in base alla fascia d'età, chiaramente, più grandi diventano, più difficoltà aumentano. Intanto, e poi niente, facciamo dei piccoli incontri di lotta. Sono molto carine perché questi ragazzi che sono un pochino più grandi, che hanno dai 7 ai 9 anni, loro cominciano già a lottare. Gli altri più piccoli invece fanno un gioco che è un avviamento alla lotta, si chiama gioco del cerchio. Sì, Ilaria, tu hai detto bene durante l'intervista di Roberto, sono immagini insomma che ci testimoniano anche come si possa cominciare sin da piccolissime ad avvicinarsi a questa disciplina. Sì, noi cominciamo con i bambini di 4 anni e con l'avviamento alla lotta, appunto facendo questo gioco che si chiama gioco del cerchio, dove è un inizio alla lotta, dove gli avversari vengono portati a terra senza usare dei colpi di lotta, quindi i bambini non si fanno male, non ci sono problemi. Noi abbiamo iniziato il collegamento, Ilaria, parlando di lotta greco-romana, ma prima Roberto mi istruiva e mi diceva che il termine corretto è lotta olimpica, perché in realtà poi comprende anche altre categorie, altre discipline. Sì, la lotta viene chiamata in generale come lotta olimpica perché sono le tre discipline che fanno parte dell'attività olimpica, che sono la lotta a stile libero, lotta greco-romana e lotta femminile. Quindi per quanto riguarda le antico, Ilaria. Direi, no, uno sport che ha radici antichissime. Assolutamente, la collega da studio chiede, è una disciplina che comunque affonda le sue radici nella storia. Sì, infatti se guardiamo bene nella prima Olimpiade, oltre che la maratona, c'era anche la lotta, o anche Pancrazio, chiamiamo, però è la lotta, era. E lo vediamo anche in tutte le anfore disegnate azioni di lotta. Ilaria, guarda, con le immagini di Luca Burzi io ti faccio vedere un altro dettaglio che va a confermare quello con cui abbiamo iniziato il nostro collegamento. Qua che cosa vediamo, Roberto? Ma questi sono tutti i titoli italiani che ha vinto la nostra società dal 1952, che ancora non si chiamava Chimera Lotta, ma si chiamava Libertas Arezzo. Poi dal 74 è passato il nome come Chimera Lotta e questi sono appunto tutti i titoli italiani che abbiamo vinto. Ultimamente ne abbiamo vinti tanti. E in questa carrellata c'è anche il nome di Francesco Stopponi, che invito a raggiungerci, ci mettiamo a favore di camera. Tu recentemente, Francesco, hai ottenuto un ottimo risultato, campione italiano under 17, correggimi ovviamente se c'è qualche imprecisione. Intanto, come hai ottenuto questo risultato? C'è stato tanto lavoro dietro? Sì, c'è stato tanto lavoro dietro, dalla parte mia e della società sicuramente. E poi domenica scorsa ho vinto il campionato under 17 e in finale ho vinto contro un atleta della nazionale, un incontro molto duro, diciamo una gara molto dura in generale, composta da 4 incontri,
molto duri, però ho portato il titolo a casa. E allora, noi intanto rinnoviamo i complimenti a Francesco. Ci sono, Roberto, degli appuntamenti in chiave azzurra che attendono Francesco? Sì, già venerdì, dopo 5 giorni che ha vinto il titolo italiano, c'è già stata la prima convocazione, dove da lì verrà, insieme ad altre convocazioni, verrà stilata la squadra che parteciperà al campionato europeo. Il prossimo impegno suo sarà il campionato italiano juniores o under 20, perché quest'anno ha cambiato denominazione, che sarà l'8 maggio e poi speriamo a giugno. Non dico cosa. La scaramanzia in questo caso. Concludiamo, Roberto, anche con un appello, approfittando ovviamente di questo spazio, perché tu hai citato prima la lotta femminile. La vostra attività, la vostra palestra è aperta ovviamente anche alle bambine, alle ragazze che si vogliono avvicinare alla lotta? Sì, sì, noi facciamo tutti e tre i stili di lotta, lotta femminile, lotta stile libero e greco-romana. In questo momento abbiamo una carenza di femmine, visto che in passato abbiamo avuto anche dei bei risultati, perché abbiamo vinto 4 titoli italiani, una ragazza, Anna Romagnoli, che è arrivata quinta a un campionato europeo, e noi aspettiamo anche le bambine invece, che oltre ai bambini. E allora, con questo appello, Ilaria, se non hai altre domande, noi ti restituiamo la linea, ringraziando ovviamente la GS Ghimera Lotta per averci ospitato e ringraziando nello specifico Roberto e Francesco Stopponi. Grazie Riccardo, sì, abbiamo capito davvero tutto il mondo che gira attorno a questa disciplina, siamo contenti di incontrare, grazie anche ai tuoi collegamenti, sempre grandi atleti aretini che magari, a cui magari diamo voce, che magari non tutti conoscono, quindi abbiamo visto davvero che il nostro territorio è costellato di atleti molto molto validi, quindi grazie ancora a Riccardo Ciccarelli e ai suoi ospiti. Noi adesso andiamo in pausa, ci ritroviamo tra poco.